Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente che hanno portato alla morte l'artista Giuliano Gemma. Dopo lo scontro frontale tra la sua Toyota Yaris e una BMW accaduto al pericoloso incrocio tra via di Zambra e via del Sasso a Cerveteri, il noto attore è stato trasferito presso l'ospedale di Civitavecchia, dove è giunto in condizioni disperate. Qualche mano misericordiosa ha posato dei fiori sul luogo dove le due vetture hanno impattato. Gli occupanti della BMW sono rimasti feriti. La signora Federica è stata tra i primi ad intervenire. Signora Federica, ci troviamo qui sul luogo dell'incidente dove purtroppo Giuliano Gemma se n'è andato. Lei era proprio qui nel momento del duro impatto. Sì, subito dopo che è accaduto siamo usciti, io ero entrata 5 minuti prima con mia figlia e insomma l'abbiamo assistito, abbiamo visto che comunque era vivo, cosciente pure e niente, questo diciamo è... Quindi dicono anche ecco, che prima di entrare e di salire sull'ambulanza Giuliano Gemma fosse cosciente, quindi sarebbe deceduto poi dopo. Aspettato pure tanto, l'hanno lasciato qui troppo tempo. L'ambulanza dopo quando... L'ambulanza è arrivata pure presto, per quanto insomma siamo in Italia e conosciamo quali sono i tempi. L'unica cosa è che l'hanno lasciato qui troppo tempo, secondo me, sull'ambulanza proprio. Io non so come funziona, ma secondo me doveva essere caricato e portato via. Ecco, lui parlava, diceva qualche cosa, avete sentito? Sì, abbiamo chiesto come stava, ho portato dell'acqua proprio per insomma dargli qualcosa. Poi c'era un altro signore con i bambini piccoli che piangevano. Portavo delle merendine così e lui diceva che si sentiva male comunque sia che... Sull'incidente ha detto qualcosa, qualcuno mi ha dato fastidio magari nella visuale, niente, quindi è stato un impatto frontale. Sì, la berresa bella forte, i due airbag sono tutti quanti esplosi, comunque era, cioè si vedeva che stava male comunque. Voi avete riconosciuto subito che si trattava di Giuliano Gemma, visto che abita... Diciamo comunque, qui a Cerveteri ti conosce una persona che insomma la vedi in giro tranquillamente. Poi comunque c'era altra gente dopo alla fine, anche perché le macchine che venivano da dietro tutte quante si sono fermate e sono scesi tutti. Abbiamo visto subito la macchina che fumava con lui dentro e abbiamo cercato subito di soccorrerlo. Abbiamo visto che comunque era cosciente e stava bene, però la macchina distrutta davanti era proprio distrutta. Tutta roba. Mai comunque si poteva pensare, almeno in quelle fasi, seppur difficili e critiche, mai si poteva pensare forse che Gemma avrebbe avuto forse delle complicazioni, almeno nell'impatto iniziale. No, io pensavo di no, anzi vedendo la macchina, vedendo come stava la situazione, abbiamo detto meno male che erano tutti salvi, quello proprio, anche perché fisicamente comunque si vedeva, secondo me, o qualcosa interno, non lo so, però non è che c'aveva lesioni forti. Da far capire questo, insomma. Giuliano Gemma era molto amato nella città Cerite, dove da diversi anni l'attore e scultore abitava. Questo è il ricordo del sindaco di Cerveteri. La morte di Giuliano è un fatto che ci ha scosso profondamente, in primo luogo perché è un grande artista, un pezzo della nostra storia del cinema, negli ultimi anni anche grande scultore, una persona di grande passione, di grande cultura. In secondo luogo perché si era integrato benissimo a Cerveteri, dando una grande disponibilità per ogni iniziativa che abbiamo realizzato anche in questi mesi con lui. Abbiamo fatto delle proiezioni alla nostra biblioteca con la sua presenza e quindi diciamo questa cosa ci ha veramente colpito. Mandiamo il cordoglio e le condoglianze alla sua famiglia e anche gli auguri di pronta guarigione alle altre persone che purtroppo sono rimaste coinvolte in questo incidente stradale. Sindaco, Giuliano viene ricordato, Giuliano Gemma, in molti modi. Uno su tutti, ci siamo detti dietro le quinte che anni fa il Comune organizzò un evento del cinema, ecco, non era garantita la sua presenza, invece Giuliano Gemma era lì. Beh sì, organizzammo insieme a un'associazione, io facevo allora il vice sindaco, un'iniziativa cinematografica dentro le Case Grifoni, in cui tenevamo una sorta di piccole lezioni di cinema e era un'iniziativa al primo anno, alla prima esperienza, quasi un esperimento, quindi diciamo che invitare una personalità così importante poteva, non lo so, non si sapeva come poteva rispondere. Invece Gemma ha risposto benissimo, è venuto, è stato con noi tutta la sera, ha intrattenuto il pubblico, ha raccontato tantissimi aneddoti e insomma una persona che veramente amava mettersi a disposizione e lo faceva con una... si sentiva cervetrano, cioè si comportava come una persona della nostra città.